quali novità per il 2020? Tantissime le novità. Qui abbiamo appena presentato le nostre linee, le nostre produzioni, penso che sono soddisfatti voi e i buyer che sono arrivati, anche noi, devo dire, con una grande felicità siamo qui, io e mia moglie, a raccontare e a scrivere queste nostre creazioni per il 2020. Tante novità abbiamo detto, una in particolare, un nuovo marchio che fa parte della nostra grande famiglia, Sofia Couture, che insieme alle altre mani insomma compone questo ventaglio stupendo che è un alimento, giusto. Allora, vorrei capire, avete mantenuto quella che è la caratteristica principale del marchio oppure avete dato un'impronta di uso? Ma per quest'anno, guarda, abbiamo conservato una parte che comunque aveva in collezione come stile, come tipologia. Certo, ci abbiamo messo le mani, abbiamo migliorato qualcosina, l'abbiamo migliorato, quindi come brand, come comunicazioni, c'è un progetto di marketing che stiamo cercando di lanciare. Insomma, cerchiamo di far accodare anche l'esposizione a tutto il mondo signore, quindi voglio dire, benvenuta Sofia, quindi un anno entri e cerchiamo di fare qualcosa. Ah, ecco, è un onore. Poi siamo andati lì, abbiamo un po' rinfrescato un po' tutta la parte, diciamo, modellistica, anche la parte dei ricami, quindi abbiamo portato un po' il nostro modo di lavorare anche con i pezzi. Sì, sicuramente penso che i clienti quest'anno troveranno tanti abiti nuovi, un po' più moderni, più quello che le spose vogliono. E parliamo della tua linea di Victoria F, quest'anno cosa propone? In realtà io curo un po' tutte le linee, certo. Quindi Victoria F è quella che mi sta un po' più a cuore, diciamo così. È una linea shabby, ma con la giusta dose, non è esagerata, quindi è qualche cosa che può mettere benissimo anche una ragazza un po' più classica. È ovvio che io nel scegliere vestiti, pizzi, preferisco sempre qualcosa di più naturale. I miei abiti devono essere leggeri, devono poter essere indossati da tutti, quindi un po' tutta di fisicità. Non mi piace che ci sia l'abito che sia adatto sulla cotatta o quella bassa, no. Gli abiti devono essere adattati alla persona, basta che la persona sia a suo agio nell'abito, questo è fondamentale. E invece una caratteristica di Excellence? Vabbè, Excellence sono i ricami, i nostri ricami a telaio. Penso con orgoglio l'unica azienda in Italia che usa ancora questo modo di lavorare i cristalli a telaio, è difficile trovare. Trovi chi ricama a mano, ma è difficile poi questo tipo di lavorazione. E invece Giovanna Sbiroli è diventata un po' più giovane. Abbiamo fatto lo shooting a Parigi, quindi è destinato anche a una ragazzina un po' più fresca. Quindi ha un'idea, è diversa, completamente diversa rispetto all'anno scorso. Diciamo più dedicata alle millennial. Sì, sì, sicuramente. Anche i corpetti, la leggerezza dei tessuti, sì, sicuramente. La risposta è giovane, dai. E poi c'è Seduction, la linea un po' più... Seduction è sempre inglobata nell'Excellence. Fa parte ormai dell'Excellence. È una parte. Ho letto una notizia, cioè che il vostro abito del 2019 Pandora è stato quello più copiato e più venduto. Apprezzato e più venduto, sì. Anche. Noi adesso abbiamo difficoltà. Tutti pazzi per il Pandora, devo dire, sì, anche all'estero, devo dire, abbiamo le difficoltà di venire materiali prima di poter accontentare a tutte queste richieste che sono arrivate, però alla fine stiamo facendo sposare tutti quelle ragazze che hanno scelto di sposarsi con Pandora. Ok, certo. Quindi è un bello orgoglio, insomma. Sì, sì. Grande soddisfazione, devo dire. Perfetto. Grande soddisfazione. Grazie mille. Grazie a te.